Allora, c'è una mobilitazione che mi sembra di poter dire generale, perché evidentemente il tema è sentito e pienamente condiviso. Come amministratori abbiamo delle responsabilità nei confronti dei nostri cittadini, vediamo che cosa ha portato come elemento positivo per quanto riguarda la mobilità di questa parte della provincia, l'apertura dei tratti del tratto della tangenziale di Como con i connessi svincoli, innesti, eccetera, eccetera. Abbiamo sul nostro territorio una serie di problematiche da risolvere a livello di infrastrutture nel modo più veloce possibile. Il problema del pedaggio di questo tratto non completo di una tangenziale che invece rivendichiamo debba essere completata è un problema importante. Il Consiglio Provinciale ha già discusso recentemente di questo e uscirà con un documento condiviso che avrà, secondo il mio modesto punto di vista, ancora più forza se e nella misura in cui il pronunciamento ufficiale del Consiglio potrà essere sostenuto e avvalorato dai pronunciamenti dei consigli comunali di tutti i comuni che stanno o sulla linea della tangenziale esistente e di quella ipotizzabile del secondo lotto, o anche di comuni che magari pur non direttamente, diciamo, coinvolti dal tracciato, ne subiscono però le influenze e si aspettano che le influenze positive di questo tracciato possano essere non solo mantenute ma addirittura consolidate.